Quindi, partendo dalla fisica di una particella puntuale, no? Quindi dobbiamo studiare il movimento, semplicemente quello che chiamiamo una worldline, no? Così detta. E quindi posso parametrizzare il moto di questa mia particella puntiforme con un parametro che chiamo tau, ci costruisco sopra un campo, un vector field, qualcosa del genere, che dipende dalla mia tau, e a questo punto cosa faccio? Mi costruisco la classica azione di una point particle, un punto puntiforme, appunto, che potrebbe essere parametri di questa forma, di tau, di meno x dot mu, x dot mu, alla del mezzo, come potete vedere c'è la radice quadrata, quindi di un quadrato, quindi questa, per eliminare questa cosa possiamo fare? Si può introdurre una tetrade, noi abbiamo, magari siamo su uno spazio-tempo di costi, in generale di dimensioni, quindi avrò una prima dimensione magari più in questa segnatura e poi tutte le altre di meno 1 o di meno. Da questa metrica posso costruirmi una tetrade in ambito della relatività generale, usiamo il termine tetrade che vuol dire 4, ma in realtà possiamo utilizzare lo stesso concetto per più dimensioni. E quindi a questo punto cosa facciamo? A questo punto, da questa azione qui, che comunque era già invariante per parametrizzazioni di tau, quindi se io ho un x mu tau e x mu in funzione di tau mu, comunque sia non cambia niente in questa azione. La cambio lo stesso perché mi dà fastidio questa radice quadrata e quindi posso ottenere magari qualcosa del genere, la chiamerò S' di P, e sarà meno un mezzo integrale in tau sempre, di che cosa? Di, avrò la metrica inversa a meno 1 per x dot mu, x dot mu, meno metrica n uguale. Per esempio, ora questo è un approccio che si conosce già in realtà fatto in termini molto più generali di uno studio di una particella ad una sua dimensione, che quindi questo è il modo, per esempio, si muove lungo una worldline. Cosa succede nell'approccio invece delle stringhe? Non avrò più una worldline, ma una cosa che si chiama worksheet. Perché? Perché dovete immaginarvi appunto proprio letteralmente una stringa che si muove e quindi va a formare una superficie bidimensionale e parametrizzerò il moto con un tau e un sigma. Naturalmente mi occuperò del fatto che il moto, che naturalmente non è tutto, o meglio, è indirettamente, implicitamente scritto nell'azione, ma io per ottenere le equazioni del moto come faccio? Applico il principio di minimazione, faccio la stessa cosa qui, però dobbiamo costruirci un'azione che innanzitutto debba essere invariante per parametrizzazione di tau e sigma in questo caso, ma soprattutto invariante per trasformazioni di Poincaré e di feomorfismi. Questa è la nostra prima preoccupazione. Poi in realtà ci sono altre cose carine, perché questa azione di Namugoto, che è la più semplice probabilmente, che è meno 1 su t, dove t è la tensione della stringa, che generalmente si dimostra più tardi con gli strumenti essere questo, che in realtà è una costante, integrale in tau e sigma sul worksheet M. Di che cosa? Di la Lagrangiana di Namugoto. Ma la Lagrangiana di Namugoto che cos'è? La Lagrangiana di Namugoto è appunto, beh, ripetiamo, per meno h alla 1 mezzo, dove h sarebbe il determinante di una metrica indotta. Che cosa vuol dire indotta? Che io mi trovo sempre questo campo in funzione delle parametrizzazioni e poi la definisco come essere, faccio la derivata di questo campo, ecco qui, e quindi questa qui è la mia metrica indotta. E cosa succede però? Che qui io, per esempio, proprio facendo le analogie, questa azione di Namugoto è quella che inizialmente avevamo qui. Poi che cosa faccio? Introduco una tetrade, quindi una nuova metrica, non più questa, che comunque in realtà utilizzerò lo stesso, perché l'azione di Namugoto è sostanzialmente ritornare a questa metrica indotta. Però perché voglio introdurre piuttosto una nuova azione, che poi scopriremo chiamata di Polyakov? Perché mi permette di introdurre, oltre a Poincaré e feomorfismi, un'altra invarianza molto importante che mi permette di riscalare, diciamo, lo studio delle stringhe. Quindi, che cosa facciamo? Questa metrica, chiamiamo gamma AB, magari, ecco qua,
l'azione di Polyakov ST è un attimino un po' più complicata e sarà del tipo meno 1 su 4 pi greco alfa 1. Perché questo? Come vedete, abbiamo introdotto il meno un mezzo, che è un fattore anche di scalamento, diciamo. Anche qui sarebbe sempre la tensione moltiplicata per 2 sotto, quindi dimezzata, integrale lungo sempre il vorticetto in tau che sigma. Di che cosa? Questa volta avremo la determinante della gamma di questa metrica nuova, sempre radice, e notate che questa è una cosa che troviamo già dalle radice generali, quando facciamo integrale l'azione di Einstein-Hilbert, integrale della radice di meno g, dove g sarebbe il determinante proprio della metrica, e non fatevi confondere da il meno sotto radice, perché stiamo parlando di quantità negative già di per sé. E poi abbiamo gamma a b, e poi di nuovo per questa roba qui, quindi ecco qua. Perfetto. A questo punto, questa è l'azione di Polyakov, posso farla variare e ottenere le equazioni del moto e scoprire in realtà che questa metrica sono tra di loro proporzionali, quindi posso sostituirle a sua volta e tornare a questo punto a Polyakov a numero 8. E per finire notiamo appunto che abbiamo sia con 3 come invarianza, quindi per esempio se io ho un campo di esprimo in funzione di tau, questo sarà uguale a trasformato di Lorentz più un quadrivettore, appunto non delle traslazioni, perché può anche include in sé Lorentz più un quadrivettore costante, poi avrò i diffeomorfismi. E quindi per esempio per la metrica il campo rimane invariato, il diffeomorfismo invece diventerà sì, per esempio, che è una classica trasformazione tensoriale, insomma, quindi i gamma prima c di tau primo è uguale in qualche caso proprio a gamma a b in questo. Questa è una classica funzione, una classica trasformazione tensoriale. E per finire abbiamo il Poincaré, questo solo il Poincaré, appunto, l'invarianza secondo Wave, uguale alla pronuncia, che sarebbe sostanzialmente proprio un fattore esponenziale che si va ad aggiungere la metrica, il gamma 1, che è uguale a un esponenziale in funzione di 2 omega di gamma, dove omega è sempre una funzione dei parametri tau e sigma che scegliamo arbitrariamente.